E allora Vale, oggi c'è biglietto da visita, la rubrica curata dall'amica Silvia Pagni. C'è la seconda parte di questa intervista molto interessante ad un artista completo, si può dire, poi figlio d'arte, quindi si vede anche qui, no? Lo dicevamo prima, la genetica è predominante. E allora andiamo subito a guardare la seconda parte. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica Biglietto da visita. Andiamo subito perché oggi è la seconda parte della vita e della storia del grande Renato Rascel. Dopo tutta questa grande storia, giustamente tu fai parte di tre generazioni di grandi artisti e tu che potevi fare il dottore, no, ma il No. cantante, il compositore, giusto? Esatto? Sì, diciamo che se da un lato sono appunto cantante e produttore, diciamo che negli ultimi anni, che ormai si trasformano in decenni, produttore, organizzatore, comunque promotore di arte, specialmente all'estero, in quanto io essendomi laureato al Berklee College of Music di Boston in composizione jazz e sound engineering, ho avuto il privilegio di poter viaggiare molto sicuramente, ma anche di conoscere amici e persone provenienti da tutto il mondo e quindi sono riuscito, ho avuto la possibilità e, come ho detto prima, privilegio di poter portare la musica e la cultura italiana sotto forma appunto di eventi, canzoni e concerti un pochino in tutto il mondo, specialmente in America, che è la mia seconda patria, perché sono andato lì Certo. giovanissimo e quindi, soprattutto dopo la scomparsa di mio papà, io sono andato a vivere tra Boston, New York e Los Angeles, quindi quella è la mia casa adottiva. E come spesso accade ai cittadini del mondo, alle persone internazionali, non siamo più cittadini di nessun posto se non del mondo. Che quando sei a Roma ti senti un pochino forestiero. E non diventerai mai un vero americano in un certo senso, no? Ma non sei più neanche un vero italiano. Per questo io prima ho detto che la mia vita è stata molto particolare e sicuramente fuori dalla norma, perché quello che è normale per me è assolutamente impensabile per molti altri. È bello vivere così. Comunque, prima di parlare Sì. ancora, le domande proprio su di te, sulla parte cantautorale, musicista. C'è un progetto che è il Premio Rascel. Ci puoi spiegare un attimo com'è nata e, questo premio, come funziona, insomma? Beh, il Questa è premio Rascel è stata un'iniziativa che abbiamo fatto nel 2019, dove dopo molti anni di tentativo, perché purtroppo il vantaggio di essere un cittadino del mondo è anche uno svantaggio perché non fai comunella con i poteri che ti permettono di fare determinate attività con successo in Italia. Io ho iniziato nel 2012, in occasione del centenario della nascita di papà, a cercare di promuovere la figura di papà, perché ritengo che sia una di quelle figure che non è stata poi ricordata adeguatamente, perché effettivamente è lui che ha fatto la prima diretta del sabato sera in Rai, piuttosto che, Ecco. come abbiamo detto prima, la commedia musicale italiana è nata con Garinè e Giovannini, ma grazie al fatto che avevano trovato papà che poteva essere uno dei pochissimi interpreti, quantomeno all'epoca, che potesse darle giustizia e potesse farla diventare quello che è diventata. Lo stesso nella musica, cioè ecco, Arrivederci Roma è forse più famosa dell'Inno di Mameli in giro per il mondo, quindi che poi insieme a Volare o Sole Mio sono diventati veramente gli inni italiani nel mondo. E non solo tra gli italiani all'estero, come dicevo prima, ma la loro forza è proprio che sono famose con chi non è italiano. E quindi nel 2019 finalmente,
grazie anche all'aiuto di quella che è stata una mia mentore, che io ricordo sempre con grande affetto, che è Maria Giovanna Maglie, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciati, sono riuscito a fare il premio Raschel e ad averlo messo in onda su Rai 1, dove ho cercato di mettere insieme tutti i suoi amici che ancora erano tra noi, e accostarli a quelli che insieme a un gruppo di colleghi di molto più autorevoli di me, tra l'altro, abbiamo ritenuto potessero essere il corrispettivo contemporaneo di quello che ha rappresentato papà per il suo pubblico. Tra tutti voglio ricordare per esempio Stefano Fresi, che oltre a essere un caro amico è anche veramente un rappresentante di quella stirpe di artisti che diventa sempre più rara per via dell'usa e getta che si fa ormai anche degli artisti. E quindi siamo riusciti a fare il premio Raschel, che è stato una delle serate forse più importanti dell'anno a Roma, che ha visto artisti del calibro di Magalli, Proietti, Gina Lollobrigida, Gianfranco D'Angelo, è stata una delle ultime apparizioni di Gianfranco, Simone Di Pasquale, insomma c'erano un pochino tutti, Lorella Cuccarini che è stata veramente un tesoro, tutti grandissimi artisti dell'epoca e contemporanea, Renzo Arbore, erano così tanti che rischio di perderne qualcuno, e quindi tutti insieme nello stesso posto, non tanto per ricordare Raschel, anche se quello è stato un po' il sottotesto della prima edizione, ma soprattutto per celebrare l'arte del suo livello più alto, nel suo livello così come dovrebbe essere. E quindi è stato un grande evento che da allora, poi l'anno dopo lo dovevamo rifare, è venuto il Covid che non ci ha permesso di farlo, anche perché mi sono rifiutato di farlo in versione mascherinata e ridotta e senza pubblico, come molti hanno mandato avanti le cose, e adesso insomma poi tra vari eventi e vari altri impegni l'abbiamo messo in stand by, sperando di riprenderlo al più presto possibile. Questo è un progetto che dovete sicuramente riprendere, sì, perché sì. C'è la storia che deve continuare comunque a vivere ad altre generazioni. Certo. Comunque, torniamo nella tua vita artistica. Come cantante, cosa ci puoi raccontare di te? Scusami, la linea non era perfetta, se puoi ripetermi la domanda. Sì. Allora, io vorrei tornare sulla tua vita artistica. Come cantante, cosa ci puoi raccontare di te? Ti vogliamo conoscere un po' meglio. Come cantante, io penso che subito dopo essermi laureato in composizione jazz, ho trovato nel metal, si può vedere forse anche dalle fattezze delle mie chitarre che mi circondano. Metal, proprio metal. Come metal. Mai dal jazz metal. Al metal? Perché credo che sia l'evoluzione del jazz, è una delle forme artistiche e musicali più elevate che noi abbiamo al momento, e quindi ho trovato che quella fosse la mia forma di espressione che si addicesse di più a me, per poi arrivare alla realizzazione che non ha mercato, specialmente metal italiano, perché abbiamo dei prodotti stranieri che sono molto più forti e molto più fruibili, perché dopo tutto si chiama music business e la parte business è imprescindibile dalla parte artistica. E quindi a un certo punto mi sono reso conto che avrei dovuto essere altrove per poterlo fare, e quindi ho preferito optare a un prodotto molto più fruibile, e quindi sono tornato poi alla fine al jazz. Ma diciamo che il mio impegno artistico di performer è
sicuramente legato all'onorare la legacy di mio padre e a portare avanti la memoria della musica di mio padre come performer, anche per via delle mie caratteristiche vocali, fisiche, eccetera, eccetera. Ed è per questo che poi invece ho trovato soddisfazione nella produzione e nella promozione dell'arte italiana, della canzone italiana, di nuovi artisti. Ed è proprio questo connubio tra il vecchio e il nuovo che rende magari poi la mia vena artistica più fruibile e più efficace. La grande esperienza, anche il non dover fare compromessi personali, diciamo, mm-hmm. con un mercato che si muove sempre più velocemente, quindi dovresti essere un trasformista per stargli appresso, e quindi diciamo che per questo ormai la mia identità è più come producer e produttore, che sono due ruoli assolutamente differenti, più che interprete, perché a livello di interprete sono molto soddisfatto mettendo in scena i prodotti artistici di mio padre quando è il momento. Benissimo, sono veramente parole eccezionali. Ma siamo adesso, come lei collabora molto con gli Stati Uniti, per gli italiani all'estero? Scusami, quando parli tu purtroppo la linea si interrompe. Non ti preoccupare, questa è una mia curiosità, perché prima io stavo leggendo un attimino la tua biografia. Sei molto, cioè organizzi tanti concerti, tanti progetti anche all'estero, negli Stati Uniti, giusto? Per gli italiani all'estero? Sì. No, non necessariamente per gli italiani all'estero, in collaborazione con gli italiani all'estero, perché ovviamente devi avere una base locale che ti possa aiutare a mettere in atto le cose. Io per anni sono stato, insieme al mio socio, amico fraterno Beppe Stanco, siamo stati direttori artistici del New York Canta, che è il Festival della Musica Italiana di New York, dove portavamo appunto degli artisti italiani, sia dall'Italia che dalle varie comunità in giro per il mondo, ad esibirsi a New York in un prodotto che comunque poi viene mandato in Mondovisione sia su Rai Italia, sia per noi pubblico italiano su Rai 2, ed è un festival che rimane molto importante per la scena dei festival italiani e che comunque dà la possibilità a molti artisti italiani di andarsi a confrontare con quelle che sono le realtà estere, perché internet, nonostante ci metta a conoscenza di quella che è l'offerta internazionale, non ha la capacità di metterci di fronte, almeno non per tutti, di metterci di fronte a quello che è la realtà internazionale fuori dal nostro orticello. Noi, soprattutto come italiani, abbiamo una cultura molto forte che va sicuramente protetta, che va sicuramente tramandata, che però è così forte che tende a renderci forse alle volte un po' chiusi rispetto a quello che è poi la realtà di altre nazioni, altre culture. E quindi secondo me è molto importante per artisti italiani poter vedere com'è la situazione altrove e toccarla con mano, piuttosto che vederla attraverso uno schermo, no? E quindi noi riusciamo a fare questo festival, siamo riusciti a fare dal 2018 al 2022 questo festival che ha dato la possibilità a 10 artisti italiani ogni anno di arrivare a New York e vedere qual è la situazione fuori dalle nostre mura, e poi portarsi indietro un bagaglio da poter applicare anche qui. Quindi per me è molto importante, parallelamente a mantenere appunto viva la memoria di mio padre, ma non tanto perché è mio padre, perché ha fatto cose molto importanti, ma soprattutto perché se non conosci
la tua storia, è difficile poi farla evolvere, no? Certo, assolutamente sì. Dare un senso all'evoluzione, più che andare a fortuna e aspettare che arrivi un pezzo che funzioni. Cioè, dal punto di vista del pubblico, la nuova star può essere chiunque, ci sono sempre delle star, no? Ci sono sempre delle celebrità. Quando però poi tu sei l'individuo che fa questo lavoro, non puoi campare su un biglietto della lotteria, non so se intendo, no? E di conseguenza il tuo percorso deve essere ben strutturato, deve essere un percorso pensato, perché sennò veramente diventa una questione di fortuna, e non può essere solo fortuna, cioè è anche tanto la fortuna, intendiamoci, essere tanto, al posto giusto al momento giusto, sì. Ma un po' come la barzelletta, quello di San Gennaro, fammi vincere la lotteria, San Gennaro, fammi vincere la lotteria, alla fine San Gennaro dice certo che però tu il biglietto lo devi comprare, no? Certo, sì. La creazione di un progetto che abbia senso, che abbia un perché anche nella scena musicale, che abbia una strategia, che abbia un perché, diciamo che è il biglietto. Semplicemente scrivere canzoni tanto per scriverle perché ti escono da Ocor non costituisce biglietto, ecco. Quindi fino adesso abbiamo parlato veramente della storia del tuo papà, del New York Canta, per questi grandi ragazzi italiani che vengono, che tu gli dai la possibilità di esibirsi nel teatro negli Stati Uniti, ma progetti proprio tuoi, come cantante, come interprete, come cantautore, ma proprio tuo personale. Beh, ne ho fatti tanti in passato, che mi hanno dato anche soddisfazioni, ma ripeto, nell'ultimo decennio la concentrazione è su quello che ti ho narrato fino adesso. Sì. E quindi di attuale tuo personale per il momento è lì. Il mio attuale è esattamente lì, esattamente lì, che non è poco. No, non è poco, però so che perché ci sarà. Perché ti garantisco che sono impegni che occupano l'intero anno, perché sono complicati, sono sfaccettati, soprattutto per farli bene, perché sì, purtroppo certo. Molte cose vengono fatte un pochino alla volevo sebbene, e non è il mio stile. Hai perfettamente ragione. Se io mi metto su un progetto, quel progetto deve essere curato in tutti gli aspetti, deve essere reputabile, inteso che deve poter avere un'ottima reputazione. Certo. Ricordiamoci che noi siamo nel business della fuffa, siamo nel business della vendita di fumo, sì. E almeno questo fumo deve essere buono, nel senso che no, non puoi aspettarti di suscitare emozioni con delle cose fatte con pressapochismo, che purtroppo però è l'unico modo per molti business contemporanei, sempre dell'intrattenimento e della cultura, di essere fatti. Cioè siamo arrivati a un punto in cui il turnaround, come si dice, il giro è talmente veloce, il cambiamento è talmente veloce che quasi non ti puoi permettere di prenderti il tempo per farli adeguatamente, perché è così veloce che il tempo che finisce il progetto è già vecchio. Quindi diciamo che il nostro lavoro sta cambiando e si deve adeguare alle nuove marce, alle nuove velocità di esecuzione. Poco tempo fa mi sono reso conto, ed è una cosa proprio degli ultimi anni, proprio direi forse dell'ultimo anno se non poco più, che ormai il pubblico non si aspetta più il nuovo singolo, il nuovo prodotto del suo artista preferito, ma direttamente cerca un nuovo artista preferito, e questo è in un certo senso problematico. Comunque hai nella tua vita due progetti grandissimi, uno del tuo papà, della vera televisione italiana, e l'altro dei nuovi talenti, dei nuovi ragazzi che stai dando veramente un grande spazio. Quindi veramente il tuo lavoro è grandissimo ed enorme ed è veramente molto delicato. Quindi hai delicato, bravo, hai trovato il termine adeguato. Tutto
ciò che è giusto per il mondo della musica, che purtroppo la strada oggi, se non è pianificata bene, ci sono degli scossoni abbastanza duri per i ragazzi. Adesso vado in angoletto dove noi ti farò delle domande un po' scomode, però lo facciamo con tutti i nostri ospiti. Proviamo. La cosa più folle oppure divertente che ti sia accaduto? Ma più folle, cioè qua dobbiamo andare. me ne sono accadute tantissime. E come spesso accade, poi quando ti viene chiesto non te ne viene in mente nessuna. Ma veramente io ho fatto un programma di customizzazione Harley Davidson, tra le varie cose. Io ho un'officina personale privata, forse più fornita di quelle ufficiali, per la Harley, in cui creo pezzi da zero. Quello è abbastanza folle, se ci pensi. Questo sia il tuo più grande rimpianto. Quello sono pieno. Credo che la vita non l'hai vissuta abbastanza se non hai rimpianti. Chi dice no regrets è un fool, è uno sciocco. Pieno di rimpianti, pieno di non aver scritto determinate canzoni o di non aver scelto di fare determinate cose. No, sono troppi, non posso dirti il più grande. E allora, i tuoi idoli musicali del passato e di oggi? Storicamente io mi sono ispirato agli artisti più disparati, da Charlie Parker e Dizzy Gillespie a Snoop Dogg, ai Metallica. Ma Metallica, io sono innamorata anch'io dei Metallica, quindi. fino ad arrivare ai System of a Down. Diciamo che di nuovo sceglierne uno, sicuramente non i Beatles, e di italiani ce ne sono veramente pochi, e questo storicamente. Al giorno d'oggi diciamo che i miei artisti preferiti sono quasi tutti italiani, e sono quasi tutti con età forse la metà della mia. Ci sono tantissimi artisti che vanno magari da Blanco a Jamie Tights, molti che sono in classifica, che sono stati, che mi piacciono molto i Pinguini Tattici Nucleari ultimamente, mi piace molto Alfa, per esempio. Alfa è uno degli artisti che non vedo l'ora di vedere che cosa presenterà a Sanremo. Quindi diciamo che, ecco, se nel passato sono tutti esteri, nel presente sono tutti italiani. Benissimo. C'è un momento o avvenimento della tua vita che vorresti utilizzare il termo immagine per essere di nuovo lì? Il college negli Stati Uniti, fantastico. Sì? A Boston, sì. Il college è stato un periodo molto bello della mia vita, molto leggero. Com'è stato questo college? Fortissimo, con grandi sprechi, grande divertimento, grande menefreghismo, grande assenza di responsabilità in tutti i sensi, e, insomma, poi la vita da ventenni, quando ci si può permettere di farla ad altissimi livelli. Benissimo. Allora, io ti ringrazio perché veramente parlerei ancora con te ancora per tanto tempo, però siamo arrivati alla fine del nostro biglietto da visita. Ti ringrazio tantissimo, spero che sei stato bene. Benissimo, guarda, ti ringrazio molto. E spero di poter suonare con te, perché anch'io amo il jazz, quindi spero di poterti incontrare live prestissimo. Meraviglioso, un jazz standard è sempre pronto. Perfetto, io ti mando un grandissimo abbraccio, ti saluto con tutto il mio cuore, grazie, e saluto tutti i miei telespettatori di Biglietto da Visita, vi aspetto in tantissimo la prossima settimana. Un bacio da me, Silvia Pagni, ciao.